Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping. Oggi non fate caso a me, che sono orrenda. Ho un diavolo per capello. Cioè, sono brutta perché sono arrabbiata. Quindi quando sono arrabbiata sono particolarmente brutta. È tardi. Però non volevo lasciarvi senza fare un video shopping. Perché ci sono tante belle cose interessanti, ma oggi purtroppo ho avuto un po' di problematiche con la posta per un errore, diciamo, postale. Quindi ho perso un sacco di tempo e si è fatta una certa ora, sono le 10 di sera. Però io non voglio abbandonarvi, quindi in diretta per voi vi farò un video shopping perché ci sono delle belle cose interessanti, quindi non vale la pena sprecare una giornata senza allietarvi con un po' di shopping. Sento che mi è passato tutto il nervoso che avevo immagazzinato. Rieccomi per voi. E parto con il botto. Parto con una bellissima gonna vintage di niente po' di meno che Sport Max. Partiamo proprio con il botto oggi. Questa è una gonna vintage di Sport Max che deve avere un vitino praticamente da Vespa, ma dire da Vespa è riduttivo. Italiana 38, la vita misura 31 centimetri. Quindi dovete avere 60, massimo 62, una roba del genere. Bellissima. È una gonna vintage, ripeto, con tutti i bottoncini qua davanti, midi da portare a vita alta. Non è midi, anche più di midi, è proprio una gonna quasi lunga. Guardate che meraviglia, tutta a ruota, grigia, spettacolare. Perché la taglia 38 ci faccio un pensierino, oltretutto è 65% lana, quindi anche diciamo di un ottimo materiale e la trovo veramente uno spettacolo per gli occhi. Davvero bellissima, vitino da Vespa, quindi se avete il vitino da Vespa, questa fa il caso vostro, guardate che meraviglia. Inutile dirvi che è bellissima. C'è dentro appunto della lana, però il tessuto sembra davvero molto leggero. Guardate che meraviglia. È stupenda, ragazze. Il suo costo è soltanto 20 euro. 20 euro per un capo di Sport Max, che ha un valore veramente molto molto più alto. Non è che io mi sia espressa benissimo. Se non mi esprimo bene, perdonatemi, è l'orario. Vi faccio vedere poi una borsa in pelle, questa di Gabs. Niente po' di meno che Gabs, ve l'ho detto che partivamo comunque con il botto. È una bellissima borsa tutta completamente in pelle. C'è pure anche il suo, guardate, che meraviglia, con questo Tiffany. Le borse Gabs le ho scoperte, vi dico la verità, questo sarebbe il davanti. Ok, davanti è un grigio con tutti questi dettagli Tiffany e dietro è rossa. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Cioè, ok, in teoria il davanti è grigio perché all'interno azzurra, meravigliosa, è fatta così. Made in Italy with love. Have a nice day, Gabs, Firenze. Le ho scoperte queste borse qui in negozio. Non era un brand che io conoscevo, sono un po' ignorante in materia. Le ho scoperte qui in negozio, i capelli che chiedono pietà. E devo dire la verità che le trovo veramente adorabili. Sono delle borse molto carine, casual e sportive, ma con quel tocco in più, diciamo, regalano alla borsa un aspetto meraviglioso. Mi piace tantissimo il fatto che si possa portare in entrambi i casi, sia nella parte rossa che nella parte così grigia. Ha la sua tracolla in tessuto, perfetta, quindi guardate che meraviglia. Tracollina così in tessuto, molto bella. E la borsa direi che è assolutamente in condizioni molto molto buone, se non fosse, mannaggia, per questa rovinatura qua. Questa rovinatura qua, che non avevo visto. Questo è un po' rovinata la pelle da questo punto. Secondo me, se la portate da una persona, da una pelletteria, magari riesce a restaurarla. Perché poi per il resto è perfetta. È un piccolo difettuccio. Probabilmente non so se è stata bruciata. Non so cosa è stato fatto, però è un segno un po'. Cioè, si è rovinata. Qualcuno che ve la sistema con un po' di pasta apposta, insomma, io adesso non me ne intendo, ve la può sistemare. Per questo motivo, essendo originale e avendo praticamente questa problematica legata appunto alla parte rossa, perché poi la parte grigia invece è tenuta benissimo. Per questo motivo, questa borsa, ragazze, costa soltanto 10 euro. Passiamo ad un'altra borsa, ragazze. Questa invece è di camomilla ed è una bellissima borsa in ecopelle verde, un verde molto scuro. Non si capisce bene se è un verde o un grigio. Allora, io voto verde. Guardate, fatta tipo bauletto, molto morbida, ok, spero si veda, con la sua tracolla tutta borchiata, che la rende davvero molto particolare. Se avete anche un abito apparentemente semplice tipo il mio, con questa tracolla così borchiata, tutta praticamente in ecopelle martellata, secondo me la rende davvero molto molto carina.
la tracolla che potete anche togliere e la borsa che è veramente un bijou. Questa è la parte qui del lucchetto. Ah, c'è il lucchetto pure. Il lucchettino, le chiavi, non so se ci sono. Quindi potete anche... Non lo so se ho le chiavi da qualche parte, ora ve lo dico. Ce la posso fare. Aspettate. Scusate, è l'orario. E più guardo i miei capelli, non mi aiutano. Boh, non lo so. Non lo so. Vabbè, il lucchetto comunque è finto perché non serve a nulla, a dirvi la verità. Perché... Allora, l'interno praticamente è molto capiente, come potete vedere. Qua c'è la zip in mezzo e poi ci sono i due bottoncini sul lato. Quindi magari le cose più importanti, tipo portafoglio o cellulare, li potete mettere nella parte centrale. È morbidissima, cioè se non fosse che c'è scritto Ecopelle e che fosse di camomilla, di solito non fanno le cose in pelle, salvo magari che sono cose vintage, perché utilizzano quasi sempre le Ecopelle, direi quasi che è una borsa in pelle, perché davvero è davvero ben fatta. Sicuramente sarà anche costata un po', però non sempre, se le pagate care, anche se sono in Ecopelle, ciò equivale alla qualità. Vedi tanti brand, diciamo, abbastanza, tra virgolette, famosi. Per cui questa è una borsa molto carina a tutti gli effetti e il suo costo, ragazze, è soltanto 10,90 euro, meravigliosa. Passiamo a dei calzini, ragazze. Orario serale, orario strano. Il primo paio di calzini ovviamente sono nuovi, sono questi. E sono dei calzini argentati, grigi, argentati, lurex, con tutto questo dettaglio tipo zebrato nero. Molto carini, sono carini da mettere con i tronchetti, sono carini, insomma. Costavano 2,90 euro in origine e il prezzo del baule è soltanto 2 euro. Il primo paio. Il secondo paio invece sono questi qua neri, molto molto fashion, stile, diciamo, sono tutte taglie... No, questo è dal 35 al 41 e quello di prima, 95% cotone, taglia unica, vabbè. Questo invece 100% Calidad Suprema, cotone 97%, vabbè. Sono neri, molto carini, con le perle, le due perline e attaccato questo nastrino con scritto Nice, Nice, Nice. Guardate che simpatici che sono, taglia unica. Molto carini anche questi da mettere con scarpe particolari, tronchetti, décolleté. Anche con certe stringate ci stanno molto bene. E il loro prezzo è soltanto 2 euro. 2 euro e 2 euro. Una borsettina, pochettina, chiamiamola beauty, come volete voi, di chiavi, pari al nuovo, questa, bianca, con tutti questi fiori super primaverili. Molto carina, molto capiente, anche per viaggiare, come beauty case. Ha molti scompartimenti all'interno, come potete ben vedere. Spero si veda. Ed è molto capiente. Ok. Io la utilizzerei, oddio sono luminescente, io la utilizzerei molto tranquillamente anche per viaggiare, anche il suo manicuccio, davvero carino questo dettaglio fiorato, il suo costo ragazze è soltanto 2,50 euro, pari al nuovo, è praticamente nuova. Borsa in vera pelle del brand Cromia Rossa, praticamente questa la sto guardando con voi. Perfetta, io direi perfetta questa borsa, meravigliosa, da giorno. Qui c'è il brand a vista, l'interno anche in tessuto molto bello ed elegante, blu su rosso, ed è ovviamente pelle genuina, genuine leather della brand Cromia. Il costo di questa magnifica borsa, veramente è in condizioni perfette, non ha neanche un segno questa volta, neanche sotto, cioè sembra nuova. Io spero che si veda. Comunque fidatevi quando vi dico che sono perfette, sono davvero perfette. Il costo di questa meravigliosa borsa da giorno, rossa poi, un colore pazzesco, che tra l'altro non ha stagionalità, va bene l'estate, l'inverno, l'autunno, la primavera, col blu è pazzesco, sta bene con il jeans, sta bene col bianco, col nero, col color block, col fucsia, col verde, con tutti i colori del mondo, e, tranne forse questo. Questo specie di rosa antico. Il suo costo, ragazze, è soltanto 28 euro. Meravigliosa, eh? Proprio bella. Per una borsa di pelle, ovviamente. Lo so che a voi piacciono tanto queste borse qua. Vi faccio vedere questa imitazione nera. L'interno è così, molto capiente. Ha pure uno scompartimento nel mezzo. E ha pure la tracolla integrata. Guardate che borsettina elegante. Ovviamente Ecopelle,
tutta logata, potete vederla, ok, tutta logata anche sui bottoni, eccetera, eccetera. Il suo costo, ragazze, ve la faccio vedere, si chiude tra l'altro con questo gancetto da porre qua. Il suo costo, ragazze, è soltanto 15,90 euro, pari al nuovo. Molto molto bella, da portare proprio tipo una lady bag, insomma. Molto carina. Numero 37, stringata, completamente di pelle, di questo brand, non lo so, non ve lo so dire, Silco. È di una morbidezza estrema, cioè, io spero che voi captiate la pelle di questa scarpa. Condizioni perfette, made in Italy. Numero 37, c'è ancora il pezzettino qua di plastica. Guardate che meraviglia questa scarpa. Con tra l'altro è molto trendy perché ha questo laccetto così in tessuto, quindi molto molto carina e perfetta anche per la primavera. Cioè, la morbidezza è cioè, un profumo di pelle esagerato, ve lo dico. La scarpa è meravigliosa, tra l'altro ha tutte le borchiettine tipo qua segnate, piatte. Davvero molto molto carina, elegante. Tra l'altro questa sta bene sia con outfit anche un po' più elegantini, tipo pantaloni un po' eleganti, un bel pantalone, una bella salopette, elegante, una bella blusa, ma anche con abitini e gonne. Meravigliosa, ragazze, tutta di pelle completamente. Il suo costo è soltanto 26 euro, pari al nuovo. Che spettacolo, ve le faccio vedere tutte e due per correttezza. Non hanno su proprio neanche un segno, sono praticamente nuove. Veramente stupende. Per non annoiarci con gli accessori, passo a qualche capo d'abbigliamento di New Collection. Maglioncino pari al nuovo, bellissimo color ocra con questo viola e questo micro glitter, meraviglioso. Taglia unica, va bene fino a L morbida. Vedete che è molto elasticizzato ed è perfetto da mettere con i jeans. Meraviglioso. Spero che si veda la trama, perché la luce è un po' quella che è. Oggi va così, che devo dirvi. Il costo di questo maglioncino qui, in condizioni perfette, ragazze, è soltanto 8,50 euro, pari al nuovo. Siamo un po' fuori stagione con questi maglioni, però che vi devo dire. Questo è un altro taglia unica, guardate che carino, col collo a ciambella, morbidissimo tra l'altro, e tutto questo piedi pull grigio-nero. La taglia unica nel senso che va bene dalla S fino alla 44, tranquillamente, per un'ottima vestibilità. Molto molto morbido e carino. È proprio di una morbidezza allucinante e il suo costo, ragazze, è soltanto 6,90 euro, condizioni perfette. Molto carino, l'idea di metterlo magari in maniera un pochino simpatica è da metterlo con una bella gonna a ruota nera e questo all'interno, che fa questo effetto di maxi pull meraviglioso. Una mia idea, diciamo, che mi è venuta così per non metterlo col solito pantalone. Passiamo, ragazze, ad una tela estiva meravigliosa. Sono innamorata di questo top. Guardate che spettacolo. Da, veramente da boutique. Questo è bellissimo. È una taglia, secondo me, unica, che va bene dalla SM fino anche alla L, perché è comunque largo. Si può riempire anche il più possibile, però ecco, è spettacolare. Questi fiori sono deliziosi e delicatissimi. Anche il tessuto è meraviglioso. Stavo cercando di capire se aveva dentro un'etichetta, ma non trovo niente. Non so se è perché è fatto a mano o perché. Fatto sta che è strepitoso, quindi qualsiasi cosa, forse ve lo social vedrà al contrario, è meraviglioso. Sul fondo c'è questa trama qui ed è uno spettacolo da vedere. E anche da toccare, è un bellissimo tessuto che non riesco a dirvi che tessuto sia perché, boh, una tela morbida, mettiamola così. Il suo costo, ragazze, è spettacolare, è soltanto di 13 euro, un capo davvero unico, bellissimo con pantaloni bianchi, skinny, con jeans, con pantaloni magari di questo color zafferano, anche verdini, meraviglia. Un'altra maxi blusa o mini abito, chiamatela come volete, no, mini no in realtà, cioè un abito, una blusa oppure abito, io lo userei come abito l'estate, mi piace tantissimo, non ha dentro etichetta neanche questa, questo bianco con questo blu notte, che sembra quasi grigio ma è blu, con questa parte qua che io amo follemente da portare così oppure da portare così, e poi io ci vedo bene una bella cinturina nel punto vita, meraviglioso. La taglia è una LXL, assolutamente. Ed è bellissimo. Bellissimo per l'estate con sandaletti bassi, sandali gioiello, gladiatori e spadriglias. Bello. Una bella cinturina rossa e siete fantastiche. Anche il tessuto di questo è meraviglioso, ma non vi so dire che tessuto è. Vabbè, però il vestito merita davvero. È proprio bello.
E viene giù anche un po' tondeggiante, quindi fa anche un bell'effetto da super boutique addosso. E il suo costo, ragazze, è soltanto 14 euro. Ottime le condizioni. Un altro capo che mi piace tantissimo, questo ce lo vedrai bene con la borsa di Gaps che vi ho fatto vedere un attimo fa per fare proprio un outfit pop, un po' di impronta 70s, meraviglioso. Questo fa parte dei capi di fine serie, è un made in Italy di... Cioè sopra ci appongono questa bella etichetta di fine serie e sotto c'è l'etichetta col brand vero e proprio, questa è da boutique. E ovviamente l'hanno tagliato, quindi non lo sapremo mai, se non se ci fosse un'etichetta interna che ne dà la provenienza. Vediamo. Però cioè, si vede che è una cosa strabellissima, cioè, no, non c'è scritto nulla, oppure sì, io potrei anche guardarlo prima di farvi il video, avete ragione, anche voi se dite così, boh, non si sa. Casacca, jacket, casacca, tessuto, poliestere, bah, è di poliestere, vi assicuro io che è da boutique perché ha una linea pazzesca. È una blusa in taglia L, anche abbastanza morbida, rossa, che fa anche tipo da mini abito con lo scollo a V. E la sua particolarità che la rende secondo me spettacolare è questa parte qua in plissé di questo azzurro blu. Uno spettacolo! Se voi indossate questa, anche come abito perché arriva sopra il ginocchio, quindi potrebbe fare anche da mini abito. Spettacolare. Con quella borsa di Gabs rossa ci rivede un abbinamento pazzesco, meravigliosa, dietro liscia, e il suo costo, ragazze, è soltanto 16 euro, un capo particolare da alta boutique questo, con un prezzo mini mini mini, meraviglioso, wow. Passiamo ad una t-shirt basic, questa di Combipel, 50% cotone, color tipo bruciato, nuova con etichetta, 14,90 euro il prezzo, la taglia XL, 50% cotone ve l'ho detto, il suo prezzo, ragazze, è soltanto di 7 euro, metà prezzo. Per chi la prenota oggi, scollo a V, perfetta come sottogiacca anche solo per stare in casa. Per chi la prenota oggi c'è uno sconto speciale e costa 6 euro. Passiamo ad un abitino vintage, secondo me uno spettacolo, super super estivo. Non vi so dire nulla circa tessuto, particolarità particolari perché è fatto a mano. So dirvi solo che ha su questi fiorellini meravigliosi, tipo di campo, non so se sono delle rose, cosa sono, gialle. È molto molto carino, c'ha i due laccettini da fare qui dietro, dietro, è proprio anni 90 allo stato puro, con una zeppa nera secondo me spettacolare. La lunghezza è midi sotto il ginocchio e la taglia è una S abbastanza morbida, S o S un po' morbida, però ecco, siamo sulla S, spettacolare. Che meraviglia! Il suo costo, ragazze, è vintage fatto a mano e costa soltanto 14,90 euro. Prezzo super da baule. Se avete anche un sandalo giallo, la morte è sua. Una canottierina, anche questa molto easy, molto semplice. Taglia SM, taglia unica, sì, direi SM, più sulla S che sulla M. Con tutta questa parte qui, tipo lavorata con tutte le paillettes, il fiorellino, il colore tortora, è una canottierina molto leggera e fresca per l'estate e costa soltanto, ragazze, 4 euro. Questo ormai ve la mostro senza omino perché si è fatta una certa. Gonnellina di H&M, taglia 42, 38 europea, molto carina, azzurra, con questi toni super super freschi per l'estate e a vita alta, da portare a vita alta, molto molto simpatica e fresca per l'estate. Guardate che meraviglia la trama, molto stile Grecia. Molto carina, io ho tanti capi fatti così per l'estate, sono ottimi quando ci sono tipo 35 gradi. E il suo costo, ragazze, è soltanto 5 euro. Ottime le condizioni. Vi mostro poi una t-shirt, questa è di ProMod. Non c'è nulla dentro, almeno io non ho visto niente. Ho tagliato tutte le etichette. Presumo in cotone, presumo una taglia L. Presumo che è molto carina perché ha queste righe un po' particolari, questo scuro, questo rosa, questo azzurro, sfondo bianco, ottime condizioni. È carina perché non è né t-shirt né canotta, quella via di mezzo molto bella da mettere con i jeans, con le salopette, con gli shorts e costa soltanto, ragazze, 6 euro. Ottime condizioni. Un altro capo di quel brand che mi sta piacendo molto che è Ouiga, che è un pronto moda alla fine. Dress Your Style, Made in Italy, un pronto moda abbastanza di qualità. Questa è una maglia particolarissima, infatti, e la trovo deliziosa. Allora, vediamo se riusciamo a capire qualcosa, se c'è qualche etichetta all'interno, direi di no. Ottimo. Ottimo, taglia unica. Guardate che meraviglia. Cioè, davanti è nera, molto particolare, con questo quadro tutto di paillette verdi. Sì, sono proprio verdi, con questa scritta sotto. È strana perché, vabbè, la manicuccia è a tre quarti. Poi guardate la parte dietro, che meraviglia.
bellissima. Secondo me veste fino a L. Qua dietro voi gli potete fare un fiocco. Ora proverò a farlo. Così vediamo l'effetto. Credo, eh. Boh, oppure lasciarla liscia forse, non lo so. Bisognerebbe vederla indossata o fare un nodino tipo così, una roba un po' più. Vabbè, aspetta. Io nel dubbio per ora, visto che non. Oppure lasciarla così, tipo solamente un incrocio così annodato. È davvero spettacolare, molto particolare e un bellissimo impatto visivo per l'estate. Oppure la lasciate lì, che cade come se fossero delle code. Il suo costo, ragazze, è soltanto 12 euro. Dietro a un tessuto, diciamo, molto liscio. Molto molto bella, bellissima. Ragazze, l'ultimo capo di questo video serale, per carità, finiamolo. No, sono io che non sono al top del top perché sono molto arrabbiata, ve l'ho detto, però dai, ormai a parlare con voi poi mi passa. È questo toppettino bianco con su tutto questo piumaggio di H&M taglia S, molto carino, in ottime condizioni per tutti i giorni, fresco, morbido, easy. Il suo costo, ragazze, 4,90 euro. Molto molto carino. Con questo io termino questo video, che spero vi sia piaciuto e vi abbia fatto compagnia, nonostante l'orario e le con. Oddio, ecco come faccio a perdere gli orecchini. Cioè, vabbè, non so, non vi dico quante volte ho perso questi orecchini in argento, tipo 8 milioni di volte. Mi rimetto le mie scarpe perché ho tolto le scarpe per non farvi vedere la ciccia di questo vestito che ormai non mi sta più bene. E tra l'altro ho una S. Ma l'avevo già preso così da H&M, mi piace tantissimo la forma, il colore, come è fatto, però mi segna terribilmente le cicce. Quindi terrò le mani così davanti per non farvi vedere la mia ciccia. Invece senza scarpe alte praticamente non si vedeva. È che stamattina, oggi mi sono vestita proprio a caso ed ero molto arrabbiata. Non lo so neanche cosa mi sono messa, quindi vabbè. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Io vi auguro una buona notte. Non sono così luminescente. No, dai, sono abbastanza presentabile per dal punto di vista delle luci. Pensavo peggio. Spero che abbiate visto bene tutto e che vi sia piaciuto quello che avete visto. Ci vediamo nel prossimo video che sarà domani. Ciao!